Ciao a tutti cari amici e bentornati sul mio canale. Oggi, come vedete, parleremo di potature, in particolare della potatura delle rose. È un'operazione culturale che va effettuata in diversi momenti. Infatti, riguardo alla potatura delle rose, possiamo parlare appunto di potatura autunnale, potatura invernale, potatura estiva. La potatura autunnale ed estiva sono delle potature leggere, sono più che altro delle operazioni di pulizia finalizzate, giusto, a rimuovere qualche ramo rotto o i fiori che ormai hanno terminato appunto la loro fioritura per incentivare la pianta a emettere nuovi fiori. Mentre la potatura invernale, che è quella che vedremo oggi, è una potatura un po' più, diciamo, marcata, dove si vanno a rimuovere anche delle porzioni di pianta proprio per dargli una forma, assicurare un arieggiamento e quindi evitare poi l'insorgenza di malattie, soprattutto fungine, e soprattutto stimolare la fioritura dell'anno successivo. Quindi adesso ci spostiamo vicino ad una pianta di rose e vediamo appunto come effettuare i tagli e dove effettuarli soprattutto. Allora, prima di iniziare con la potatura, dobbiamo ricordarci appunto che tutti gli strumenti che utilizzeremo vanno puliti, sanificati, quindi o utilizziamo dei detergenti oppure utilizziamo la fiamma, però mi raccomando, sempre attrezzi puliti, questo vale per tutte le potature. Quindi la potatura si articola in due fasi, la prima che riguarda l'eliminazione totale di alcuni rami, soprattutto quelli più piccoli, quelli più vecchi, quelli che intralciano, che si intersecano, che occupano spazio, o quelli malati, secchi, insomma, e poi invece l'accorciamento dei rami più giovani, che sono questi rami verdastri, diciamo, oppure in certi casi rossicci, che andranno appunto accorciati, lasceremo circa 2-3 gemme per ogni ramo e di conseguenza poi vi mostrerò anche come effettuare il taglio perché c'è una modalità appunto per effettuare anche questo. Quindi partiamo subito con la potatura. Andiamo un po' a vedere. Anzitutto qui abbiamo un intreccio un po'. Qui in primavera si apriranno le gemme e avremo dei problemi perché ci sarà una vegetazione troppo fitta. Quindi qua possiamo scegliere se tagliare una parte, ma non è questo il caso perché poi comunque avremo una vegetazione troppo fitta, quindi qui asportiamo direttamente alla base. Effettuata questa operazione, io non vedo altri rami che risultano troppo fitti, per cui iniziamo con accorciare appunto quelli più giovani. La forma che dovremmo avere alla fine è una forma V, la forma quasi di un calice, quindi il ramo centrale e poi i due rami, diciamo, laterali da lasciare. Quindi, come in questo caso, vedete, facciamo un taglio qui. Attenzione alla distanza, la gemma è posizionata qui, è una gemma che va verso l'esterno, quindi è ottima. Preferiamo sempre le gemme che vanno verso l'esterno. Il taglio va fatto in direzione parallela alla gemma, quindi la gemma qui va verso l'alto, anche il taglio andrà fatto, diciamo, verso l'alto, a circa mezzo centimetro sopra la gemma. Quindi andiamo ad effettuare un taglio qui. Ecco, vedete? E poi saliamo un po', vediamo quest'altra ramificazione. Qui possiamo scegliere se mantenere queste due ramificazioni laterali, se lasciarne solo una. In questo caso, siccome non abbiamo molta vegetazione, potremmo anche scegliere di lasciarne due, insomma, tutte e due. Eliminiamo questa qui che è troppo piccola. E poi andiamo appunto, questa non serve neanche accorciarla. Questa qui invece è un po' alta. Quindi lasciamo 3 gemme, 1, 2 e 3 e andiamo poi, vedete appunto la gemma orientata verso l'alto, quindi anche il taglio sarà effettuato verso l'alto. Ecco, effettuata anche questa potatura, scendiamo ancora un po', verso quest'altra zona, sempre riguardo a questo ramo, dove lavoravamo adesso, vedete che qui c'è una parte che è secca, un'altra parte dove stava, un'infiorescenza che ormai è andata perduta. Quindi in questo caso, siccome c'è anche una diramazione abbastanza così molto piccola che non ci porterà a nulla, possiamo anche scegliere di eliminare completamente qui questo piccolo ramo. Ecco, andiamo qui sotto ancora, vi mostro ancora questo taglio. Poi, insomma, la metodologia è veramente molto semplice, si continua così, insomma. Vedete, anche questo ramo, oltre a essere vecchio,
è un ramo che si interseca con quest'altro, per cui anche questo andiamo ad asportarlo completamente. Beh, cosa dire ancora? Terminiamo con questo ramo ancora. Qui sicuramente abbiamo un ramo che qui ha qualche gemma sul fianco, un ramo abbastanza anzianotto, ha già qualche anno. E poi in cima c'è questa diramazione che non è molto buona. Io andrei ad eliminarla completamente, quindi vediamo se abbiamo qualche gemma qui sotto. Sì, ce n'è qualcuna. Direi che possiamo procedere con un taglio qui sopra. Lasciamo questa piccola diramazione qui laterale che poi ci farà comodo questa primavera. Terminiamo con questo. Questa diramazione, volendola, potremmo anche eliminare perché tanto non ci porterà a grandi fioriture. Questa qui, insomma, eliminiamo queste piccole laterali che sono veramente troppo esili. E potremmo accorciare solo l'intero ramo. Vediamo se sotto abbiamo qualche gemma. No, un ramo un po' povero questo di gemme, quindi potremmo tagliare qui sopra, sempre in direzione parallela alla gemma. Beh, insomma, abbiamo potato già mezza pianta, ne resta ancora un'altra metà da potare, però la metodologia l'avete capita. Se ci sono altre domande potete scrivermele qui sotto nei commenti. Vi ricordo che in caso di piante molto vecchie si può anche scegliere di abbassare anche la loro taglia, quindi tagliare delle parti molto più consistenti o insomma normalmente si va ad effettuare dei tagli come quelli che avete visto per dare una forma alla pianta, diciamo, bella da vedere, ecco. Bene, quindi terminiamo qui. Io spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace, scrivete un commento e poi anche, come vi ho detto prima, se avete qualche domanda, io sono a disposizione. Vi saluto.